Cari amici, come sapete e come ho annunciato, un impegno precedente mi impedisce di essere con voi oggi a Milano. Sono ad Ischia per un convegno di Forza Italia con un titolo assolutamente esplicito: siamo pronti a governare. Però sono qui per rivolgere a tutti voi un saluto affettuoso, un saluto che voglio rivolgere in particolare al Presidente Maroni, che è il primo promotore del referendum, e all'Onorevole Gelmini, che ha organizzato la vostra manifestazione e che ha schierato con impegno e passione Forza Italia in Lombardia nella campagna per il sì al referendum. E abbiamo fatto incontri in un numero enorme di comuni in Lombardia. Un referendum questo che riguarda la maggiore autonomia della nostra regione. È una campagna, la nostra, che ha due caratteristiche importanti. Nasce e si svolge nel pieno rispetto dell'unità nazionale, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi, e non è affatto rivolta contro altri cittadini di altre regioni che noi sentiamo come i nostri concittadini, come i nostri fratelli. La Lombardia, come il Veneto, chiede una cosa importante, chiede un maggior grado di autonomia nell'utilizzo delle proprie risorse, delle nostre risorse. È una richiesta che ogni regione italiana potrebbe esprimere e che va nella direzione di quel federalismo che non indebolisce, ma al contrario rafforza l'unità del paese. È quel federalismo, d'altronde, che fa parte dal 1994 dei nostri programmi di governo e che era anche nella riforma costituzionale che avevamo approvato nel 2006 e che la sinistra, con la sua politica del tanto peggio tanto meglio, ha poi voluto abrogare. Quindi domenica 22 i cittadini lombardi avranno l'occasione, avremo l'occasione di far sentire la nostra voce e di dare il via ad un processo di revisione, come dire, concordata degli assetti dello Stato che consenta alla nostra regione di essere ancora più efficiente e di crescere meglio e più in fretta a servizio dei cittadini lombardi, i quali cittadini, con la vittoria del sì al referendum, avranno come conseguenza di essere gravati da minori tasse, e non mi sembra sia cosa da poco. E non è questo un interesse solo di noi lombardi. Se la nostra regione, se la Lombardia cresce, cresce tutta l'Italia, cresce l'intero paese. Quindi questo non è un referendum di parte, tant'è vero che i consensi sono trasversali. È, come dire, una significativa occasione civile nella quale Forza Italia è schierata a fare la sua parte per spiegare ai cittadini le ragioni per andare a votare, naturalmente per votare sì. Per questo io oggi mi sento vicino, sono vicino a tutti voi, alle donne, agli uomini di Forza Italia che sono impegnati nella campagna referendaria in Lombardia. Cambiare l'Italia è un nostro obiettivo fondamentale e sarà possibile soltanto con il vostro impegno, la vostra passione, il vostro lavoro. Un abbraccio affettuoso a tutti, l'augurio a ciascuno di voi di poter realizzare tutti i progetti e i sogni che tenete nella mente e nel cuore per voi e le persone che amate, e naturalmente forza Lombardia, forza Italia, viva l'Italia!